È tornato da Boston come ogni anno in occasione delle festività pasquali. Quest'anno, con il pieno ripristino, ritorno alla tradizione, ha ospitato in casa un gruppo di ucraini che sono scampati alla guerra. L'iniziativa è il grande cuore dell'imprenditore Filippo Frattaroli, che appunto è entrato in contatto in questi giorni, ha ospitato personalmente il gruppo di ucraini e domenica scorsa, proprio in occasione della Pasqua, c'è stato uno scambio di rito proprio davanti alla chiesa di Santa Maria della Tomba. Passi in centro con le campane prima della corsa della Madonna. Un'inclusione, un'integrazione anche sociale e culturale, ma soprattutto un momento di forte accoglienza per i rifugiati che sono scampati dalle bombe. Abbiamo il piacere di avere tra noi qui a Sulmona oggi una rappresentanza di amici del popolo ucraino e speriamo che da Sulmona, dalla nostra Pasqua, possa levarsi un grido di pace, una grande speranza di pace che è l'anelito cui tutti i popoli in questo momento dovrebbero tendere. Io mi ci sento talmente male questi periodi che loro stanno attraversando. Questo che noi stiamo a fare è una cosa troppa piccola. Speriamo che posso fare di più e speriamo che sono sicuro che l'Italia sta con loro. Sono contentissimo di invitarli a casa mia e casa loro. E se vengono a Boston qualche giorno, mi piace aprire quella porta a Boston. Grazie per tutti gli italiani, per Annalisa e vostra famiglia. Tanti, tanti grazie, grazie mille. Peace for all these people who help us and whose support is very important for us, and they're so warm heart and so warm souls here in Italy, and this is very, very kind and very, very important for us. Thank you so much. Vorrei ringraziare queste persone che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio cammino e veramente un grazie di cuore a loro perché nonostante io mi stia cimentando in un piccolo corso di italiano, sono loro che stanno insegnando tante cose a me. Parole come dignità, forza e fratellanza.